Buongiorno, è con molto piacere e con onore che sono qui per condividere uno sguardo, diciamo così, un momento di contemplazione, spero, sulla scrittura rispetto al rapporto tra bellezza e verità nella liturgia e ovviamente non posso iniziare senza un ringraziamento a chi mi ha invitata, al Vescovo Maniago e a tutta l'equipe, non so, che si occupa appunto delle settimane e in particolare di questa 73esima settimana della appunto liturgica nazionale. Beh, non c'è bellezza senza verità. Perché la bellezza è la cifra della sapienza biblica, cioè una scienza che mette a nudo ogni cosa, sapienza, bellezza. La liturgia è bellezza al colmo della sua verità, che si svela nel dono di sé, nel donarsi, nel darsi, come quando l'ebreo offre il sacrificio di soave odore, l'olocausto. Lì la vita dell'animale viene spesa totalmente come profumo e rivela dunque la sua stessa verità. La bellezza è totale quando totale è il dono. Verità della vita, dono, bellezza, il rivelarsi del dono, diventare profumo. La prima liturgia della storia della salvezza viene celebrata in Genesi 1. Dio vide che era cosa bella, molto bella. Nella mentalità, nel modo di esprimersi anche nella lingua ebraica, Tov significa bello ma anche buono, similmente anche al kalos greco. Dio vide che era cosa bella, è un ritornello che porta a compimento le creature nel momento in cui vengono donate, offerte. La creazione è una sorta di perdere di Dio. Dio si perde, come Gesù dirà, chi non perde la sua vita non la ritroverà. Il creato è un atto d'offerta, quindi libero, gratuito. La vita è questo offrire. E quindi il creato è una liturgia che fonda la sua stessa verità nella bellezza. Questa bellezza intesa come dono di sé dà il senso, la ragione, lo scopo, la causa del creato. E tutto questo sta in una dimensione estetica. E la verità della dimensione estetica del creato e delle creature è nell'essere diletto, puro piacere per l'altro. Proverbi 8. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine, dice la sapienza, che crea con Dio. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. È interessante, in Proverbi 8 la creazione è generazione. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, c'è un dinamismo. Bellezza come dinamismo, creato come dinamismo, il creato è un processo, non è una cosa fissa. Prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra, i campi e le prime zolle del mondo, quando egli stabiliva i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando stabiliva il mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui, come un architetto, dice una traduzione, come una fanciulla, dice un'altra traduzione, di un vocabolo ebraico che è Amun. Ero la sua delizia ogni giorno.
lei la creante insieme a lui, la generante, creatrice come generatrice insieme al creatore, dice il senso estetico della creazione, il gioco. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, sul creato. Il creato è un giocare, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo, il motivo per cui Dio crea il mondo, per trovare diletto nei figli dell'uomo, per diletto. La liturgia è diletto, il tempio è un talamo, del resto è il talamo sponsale di Dio con Israele. I sensi sono coinvolti totalmente nella liturgia, cioè in questo rapporto tra Dio e l'umano, l'udito, la parola. Dio che parla nel testo di Genesi 1, ma Dio che ascolta poi in Esodo 2, un grido esce dall'Egitto e Dio è Ashomea, il primo, questa storia che comincia con l'Esodo, ad ascoltare. La liturgia è bellezza perché dice la verità estetica, trovare diletto l'uno nell'altro e quindi parola e ascolto. L'uomo che nella liturgia parla e che ascolta allo stesso tempo, rapporto di reciprocità, l'olfatto, l'offerta, l'olocausto, il soave odore, l'incenso. Dio può adirarsi, cioè costringere il naso, renderlo rigido, duro, l'ira di Dio, aff Adonai, aff sarebbe l'ira di Dio, sono le narici irrigidite di Dio. Quando? Quando Dio si adira? Quando il sacrificio offerto dal suo popolo è amaro, non ha un soave odore, è ipocrita. Non è un vero atto di diletto, un vero atto d'amore, di fedeltà, di resa, di cedimento a Dio. Allora Dio si adira e non risponde, l'olfatto importantissimo nella liturgia. Quando invece il sacrificio è soave, è sincero, c'è un desiderio di unione con Dio, l'umiltà di accogliere la sua risposta, allora il naso di Dio si fa commosso. In altri termini, è la misericordia. Quando il naso di Dio si allunga, l'olfatto, il gusto, il sacrificio di comunione, che viene gustato da Dio e da chi lo offre. È interessante, nei sacrifici di comunione, Dio e l'essere umano, Dio e l'israelita mangiano insieme, godono della gioia, del banchetto, insieme, mangiare la gioia, che è il nutrimento del cuore, dirà Geremia, come il pane è il nutrimento del corpo, la gioia è come la poesia, è un indispensabile superfluo. La poesia è simboleggiata dal vino nei profeti, che poi è lo spirito. La prosa è il pane, ma nel banchetto si condivide il prosaico e il poetico, si condivide il necessario e il superfluo. La vista, la bellezza dei colori della tenda, del tempio, microcosmo stupendo, tutti gli elementi più pregiati che la natura ci offre, lavorati dall'essere umano, la tecnica importantissima per la liturgia, per il senso della vista. C'è l'oro, c'è il cedro lavorato, c'è la pietra squadrata, eccetera eccetera, il tatto, il tocco dell'invisibile, i gesti umani che contattano Dio e Dio che contatta la comunità attraverso le mani.
il corpo, la contaminazione resa possibile dal tocco, che genera qualcosa di incredibile, il senso della fede biblica. Nulla è impossibile a Dio. E quindi, con la liturgia, anche all'umano, nulla è impossibile. Bellezza e verità, famoso aforisma di John Keats, poeta romantico, lirico, inglese. Bellezza è verità, verità è bellezza. Questo è tutto ciò che al mondo sapete e tutto ciò che occorre che sappiate. L'essere umano diventa sacerdote del creato, sacerdote tra virgolette, attraverso la liturgia. Nella storia della salvezza il culto celebra l'esperienza di Dio come colui che dona la vita, la cui risposta da parte umana non può essere altro che gratitudine. Un atto di libertà, quindi di grazia da parte di Dio, che può essere corrisposto soltanto da un atto di libertà e di grazia. Bellezza e verità, una liturgia di grazia, che raggiunge il suo apice nel sabato, nel tempo del dono di ogni frutto del lavoro dell'uomo, nel bacio tra il cielo e la terra. Nel culto alla storia di Israele si fa canto, si fa voce di bellezza di questa sintonia con Dio creatore che diventa, che è diventato, che è già l'alleato, che è prima forse di essere elaborato, quantomeno il creatore. Dio è l'alleato nella teologia biblica. Nel periodo del cosiddetto Secondo Tempio la liturgia si consolida come una istituzione in cui i ministri, i sacerdoti in particolare, diventano i celebranti, mentre c'è un protagonismo. Mentre nel primo tempio, prima dell'esilio, tutto il popolo, i profeti lo dicono, sia i profeti anteriori, sia quelli posteriori, quelli non scrittori e quelli scrittori, tutto il popolo era celebrante. I sacerdoti di allora, nel preesilio, erano dei ministri del sacro, da minus, coloro che eseguivano, erano anche dei tecnici. Ma i responsabili del tributo, della purezza, dell'efficacia, della liturgia era tutto Israele, nei suoi uomini e capi delle famiglie. Essi dovevano custodire l'autenticità della liturgia, che non doveva scadere nell'idolatria. Era molto facile, cioè non si doveva creare un rapporto di dout des, di stampo mercantile, in cui fosse l'umano a costruire la statua del Dio per poi caderne in potere, venirne assoggettato. Quindi stabilisse un rapporto di schiavitù. Con l'idolatria si stabiliva un rapporto di reciproco possesso. Purtroppo questo avveniva con il sacrificio. No, per questo, dicono i profeti, non è il primo Osea, è già nel primo libro di Samuele. Io voglio l'amore, come è stato ricordato dal Cardinal Zuppi, la misericordia, non il sacrificio. Il Cardinale diceva, tanto da pensare che il sacrificio non sia quasi cristiano, permetto di dire quasi neanche ebraico. Io voglio la misericordia e non il sacrificio, per questo rischio che c'è nel sacrificio, di ricattare Dio invece di abbracciarlo. Gesù lo ripeterà per ben due volte nel Vangelo di Matteo. C'è un quadretto, primo libro di Samuele, Elcana e Anna sono i genitori di Samuele. Elcana, capitolo primo del primo libro, offre il sacrificio, ma questo sacrificio che poi naturalmente sacrificio di comunione, lui distribuisce le parti alle sue mogli, Peninna più parti perché aveva figli e figlie, Anna una parte sola. Questo sacrificio giusto al santuario di Silo porta dolore e divisione, porta persone di serie A, mogli di serie A e mogli di serie B, porta chi è inferiore e chi è superiore. Anna prega invece la moglie che non mangia, prega fuori dai canoni della liturgia del santuario.
tanto che Eli, il sacerdote custode del santuario di Silo, la rimprovera e addirittura sospetta che quella donna fosse ubriaca. Delirava, era la sua liturgia. Delirava perché c'era una promessa, non tanto in suo marito, ma nel santuario, che avrebbe avuto figli, perché nel santuario c'è la sorgente della vita, e quindi va al santuario a querelare Dio. La sua liturgia, una liturgia di querela, che però è efficace, perché quando Anna esce dal santuario solo qualcosa è cambiato, ma è dirimente. Prima piangeva, poi è gioiosa, è nella gioia. E noi sappiamo che Anna poi donò suo figlio, non lo voleva per sé, lo voleva per celebrare la liturgia della vita. Anna aveva ragione anche sul sacerdote Eli, il quale riconoscerà la sua verità, riconoscerà la verità di una liturgia delle lacrime a fronte di una mancanza di verità in una liturgia tradizionale, in quel sacrificio di comunione che però portava divisione. Il sacerdozio di Israele è puro nelle sue fondamenta, sa riconoscere come la bellezza sia fatta di splendore e oscurità, è casto. La bellezza, se fosse solo splendore, si potrebbe ghermire. C'è l'oscurità, per cui non può essere gestita né manipolata, perché Dio parla ai piccoli, a chi lo invoca, attraverso di loro. Il sacerdote non può possedere la parola di Dio. Gesù lo sperimenterà tra i 12 che non erano sacerdoti e i 72, se loro ricordano, nel Vangelo di Luca. I 12 fanno spazientire Gesù, eppure no, c'erano i nomi dei 12, perché non erano riusciti a guarire il figlio di un povero uomo che si era rivolto a loro. E Gesù allora dice: o generazione incredula e perversa, lo dice dei 12. Mentre di quei 72 senza nome, anonimi, discepoli, lui che cosa avrà da quei discepoli che quando tornano sono piccoli? Dicono: vedevamo, no, i demoni proprio cadere. E Gesù, quello è l'unico testo in cui Gesù erompe in un atto di gioia e conosce il Padre. Conosce, certo lui lo conosceva, sì, ma in quel momento gli si rivela il Padre, perché dice, no? Come dire, dice: quanto mi piaci tu, Padre mio, quanto diletto trovo in te. Perché? Perché tu in chi trovi diletto? Nei piccoli. Allora, i sacerdoti sono puri, certo, tornando al primo testamento, c'è un segno, il rosso e il viola, i nostri porporati, ma anche i paramenti. Beh, il rosso è molto importante, vedremo anche il viola, sono i colori della tenda di Dio, il segno che Dio è in mezzo al suo popolo. Esodo 26, 1 e 31, Esodo 28, 5. È una bellezza solida, perché fondata sulla verità dell'alleanza. Questo rosso dice: Dio è con noi, c'è la dimora, no? Siamo appunto con Mosè, siamo su Sinai. Capitolo 26 dell'Esodo. L'alleanza è stata conclusa nel capitolo 24. E quindi c'è questa alleanza, questa è la verità, è un Emanuele, è un Dio con noi, è un alleato. La verità è la fedeltà, c'è una relazione stretta anche dal punto di vista filologico tra fedeltà e verità, ma non mi posso soffermare su questo, non importa. Rosso che cos'è? È il colore dell'essere umano, che diventa il colore che prende il Dio dell'alleanza.
una striscia sulla tenda di rosso. Adam vuol dire il rosso, il rossiccio, perché la terra da quelle parti è rossiccia e Adam è figlio della terra rossa, Adamà, che porta in sé un'altra parola in ebraico, Dam, Adam, Adamà, Dam, il sangue, fatto di terra e di sangue, rosso, quel sangue in cui c'è la vita. Perché Dio prende questo colore? Perché si sposa con l'umano, certo, questo è il colore della tenda quindi, ma anche perché nel sangue, dice Genesi 9, c'è la vita. E Genesi 9 dice, tu non mangerai la carne con il sangue, perché? Perché la vita è mia. Il sangue è l'umano, ma il sangue è di Dio, questa è la liturgia, cioè la vita è di Dio. Lui si riserva il sangue. C'è infatti un sangue di morte e un sangue di vita. Nella tenda quel rosso dice il sangue è di vita. Io custodisco la vita. Andiamo avanti. La sua tenda, la sua abitazione, quanto alla dimora, la farai con 10 teli di bisso ritorto, di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto. Sono tantissime variazioni. Se ne contano 300 addirittura sul rosso. Vi farai figure di cherubini, lavoro d'artista. Il viola, però, c'è anche il viola, diceva, è il colore della porpora, la famosissima porpora di Tiro, che si realizza con un mollusco, come loro sanno, Bolinas brandaris, un mollusco. Ci vogliono 9-10.000 molluschi del genere per ottenere un grammo di porpora. La porpora di Tiro, Canaan, nella lingua mesopotamica, diciamo adesso senza fare tutti i passaggi, antica, significava porpora. Anche Fenicia significa porpora, porpora dei Fenici, la mostra a Venezia di un po' di anni fa, stupendo. Secondo Plinio era un rosa scuro, un glauco scuro, simile al colore del mare quando è corrucciato, il viola dei nostri vescovi. La porpora, dunque, era preziosissima. Abbiamo un documento che è l'editto dei prezzi massimi, che risale al 301 d.C., in cui è scritto che una libbra di seta tinta con la migliore porpora di Tiro costava 150.000 denari, il doppio dell'oro. Roma sembra che sviluppasse una vera e propria follia della porpora. Qui Roma, Pontefix, eccetera, bisogna stare sempre abbastanza attenti, ma Roma, la porpora, la toga picta, sapete c'era la toga, vabbè, tanti tipi, ma la toga picta, cioè interamente colorata di porpora, era sfoggiata dai generali vittoriosi degli eserciti, dell'esercito e dagli imperatori. Addirittura qualcuno ricorderà il porfirogenito dell'impero bizantino, generato nella porpora, cioè nato a corte, e sembra che addirittura le donne andassero a partorire. Qui c'è un testo interessantissimo uscito in italiano nel 2023 di James Fox, Il mondo culturale in 7 tonalità, lo raccomando ai vescovi e ai cardinali Bollati Borringhieri. Dunque, immaginando i due colori liturgici, il rosso e il viola, sulla tenda di Dio e sugli abiti dei sacerdoti, perché poi il versetto 28 è sugli abiti dei sacerdoti. Va a finire il colore della tenda, della dimora di Dio, i porporati. Che cosa vediamo simbolicamente dunque? Che la vita trascende dall'umano al divino e viceversa. Una bellezza sacra che impatta dunque l'umano nel fascinans, nel tremendum, affascinante e terribile, timore e tremore, nella grandezza di Dio che è resa evidente dalla carne dell'umano. Il Salmo 8, lo hai fatto quasi come un Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. E certo,
Il Siracide, è impossibile non ricordarlo. Arriviamo all'acme di questa bellezza che, quando è legata alla verità, e finora lo è, nel porporato, nel porfirogenito anche possiamo pensare, nel sacerdote, è perfetta. Simone, figlio di Onia, sommo sacerdote, nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il Santuario. Immagino testo che tutti loro conoscono, capitolo 50. Com'era glorioso la gloria che era di Dio, così come il Salmo 8, no? La gloria e l'onore passano all'uomo. E così la gloria che è di Dio è di Simone. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, riflesso proprio di Dio, quando usciva dal santuario dietro il velo, sembra la sposa del Cantico, dietro il velo, com'è bello, il Cantico è tutta, si potrebbe fare, ma non lo facciamo, dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, che cos'è? È un microcosmo. In questo sacerdote c'è tutto il mondo. Come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo, come l'arcobaleno, segno di alleanza. Genesi sempre 9 con Noè. Quindi, arcobaleno splendente fra nubi di gloria, come rosa fiorita nei giorni di primavera, come qui tutta una simbologia, ma lasciamo stare, come giglio lungo i corsi d'acqua, come germoglio del Libano nei giorni d'estate, come fuoco e incenso su un braciere, vedete, tutti i sensi sono colpiti. Come vi sentite voi sacerdoti quando uscite la domenica? Come vaso d'oro massiccio, ornato con ogni specie di pietre preziose, sono anche tanti simboli che tornano nell'Apocalisse. Come ulivo che fa germogliare i frutti, l'ulivo grande, primo simbolo della terra di Israele, come e il popolo soprattutto, come cipresso svettante tra le nuvole, l'arca fatta di cipresso, quando indossava i paramenti gloriosi, e lì è i paramenti sono importantissimi. Perché simboleggiano, significano, dicono, esprimono tutto ciò. Questa bellezza che è unita, perché no? Alla verità, è un tutt'uno. Il problema è quando diventa uno spettacolo. Quando diventa scollata. Il significante non è più significante, non ha più il suo significato, diremmo così. Quando riceveva le parti delle vittime, egli stava, è molto lungo, non ho tempo, ma sarei molto felice se loro lo rileggessero. Stendeva la sua mano sulla coppa, versava sangue di uva, lo spargeva alle basi dell'altare come profumo soave. Allora tutto il popolo insieme si affrettava e si prostravano con la faccia a terra per adorare il loro Signore. Era corale. Dio onnipotente e altissimo, i cantori intonavano i canti di lode. Era un tutt'uno con Israele, era un tutt'uno. E quei colori della tenda di Dio diventavano i colori del popolo di Dio. Allora, scendendo, egli alzava le sue mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele per dare con le sue labbra la benedizione del Signore. Tutti si prostravano di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo. Beh, una bellezza stupenda, che oggi rimpiangono molti, tra il clero rimpiangono molti, sì. Sì, io vivo a Roma, vicino, proprio dentro, si può dire, a un palazzo, dove abito c'è una chiesa, piccola chiesa ma santuario, dove da poco tempo sono arrivati dei sacerdoti francesi che hanno proprio tolto l'altare rivolto verso, diciamo, post-concilia, e si trovano di fronte al ponte del Castel Sant'Angelo. Quindi tutti gli americani, cioè, che vengono per andare a San Pietro, passano lì, la porta aperta, e questi con questi paramenti bellissimi che celebrano verso, ecco, rivolti verso l'altare quello antico che è rimasto. Perché dunque
Va bene, Simone, ma la bellezza della liturgia, come tutte le bellezze, quelle delle donne, con gli anni che passano, eccetera, eccetera, la bellezza è una cosa talmente delicata, così perfetta, che basta un nulla per sciuparla. E quella della liturgia è la più esposta nella Bibbia ad essere sciupata, perché è estremamente delicata. È la carezza tra il divino e l'umano, è la libertà assoluta, è la comunione perfetta. Che dire, per questo è facile che si sciupi. Non c'è nulla che si possa corrompere come il culto nella Bibbia. Le parole dei profeti sono feroci, specialmente nei confronti di un culto corrotto, un culto ipocrita. E perché no? Anche Gesù segue poi questa parola profetica, quando la bellezza della liturgia diventa una maschera che non si può spogliare, perché non c'è la verità dentro. Non c'è niente dentro, non c'è il corpo, resta l'abito, resta la maschera, una bellezza superficiale che pretende di dissimulare la verità. Geremia, che denuncia gli abitanti di Gerusalemme nel capitolo 7, versetto 4, dicendo: vanno dicendo, questo è il Tempio del Signore, è il Tempio del Signore, è il Tempio del Signore. Come dire, c'è il Tempio del Signore, anche il Tempio può diventare una maschera. Se dentro non c'è il corpo, la tenda con questi colori, se non c'è, per questo la tenda ce li ha in sé i colori, perché è un tutt'uno, Dio, verità e bellezza, Israele può corrompere questa comunione, no? E accontentarsi dell'abito, anzi pensare che è nostro quell'abito, pensare di strumentalizzarlo, pensare che basti recarsi al tempio per ottenere la salvezza. Mentre, ancora Geremia capitolo 2 versetto 8, neppure i sacerdoti si domandarono: dov'è il Signore? Dov'è il Signore? Geremia è il profeta che annuncerà la distruzione del Tempio. Quindi c'era, sapeva dov'era il Signore. Prima ha detto, nessuno si chiese, sta parlando il popolo dell'Esodo, nessuno si chiese dov'è il Signore, ma nemmeno i sacerdoti, caspita, ma loro erano dentro il Tempio. Avrebbero dovuto sapere dove fosse il Signore, quantomeno in quel tempio avrebbero dovuto chiederselo. Quando la bellezza scolorisce e diventa grigia, quindi misteriosa, ecco, c'è anche una corruzione dell'idea del mistero. Ho degli studenti che hanno 20 anni e che vengono da scuole professionali o tecniche, o comunque istituti, che non conoscono una parola di latino, però dicono: la messa in latino è più misteriosa. Sì, è vero, ma che cos'è il mistero? Vuoto di coerenza, di lealtà, di fedeltà, questo è il mistero. Ma questa è la corruzione del mistero di cui parlavamo prima: castità rispetto a Dio, a scimmiottare, pensando di conservare cosa? Dio non si può conservare, la bellezza non si può conservare. Se la verità della liturgia è la comunione di tutto il popolo e la sua bellezza è nell'atto di dono di Dio e a Dio, Gerusalemme ha violato l'una e l'altra, costringendo Dio a lasciare il Tempio addirittura, abbandonando contestualmente all'anarchia la vita civile. Il cardinale Zuppi diceva: noi ci dobbiamo occupare di tutta la città. È vero, ma Israele non lo fa. Ai tempi di Ezechiele, e qualcuno di loro, non ho tempo per leggerlo, ma ricorderà Ezechiele 8, cioè la ragione per cui la gloria di Dio lascia il Tempio.
No, c'è tutta una questione che dura presso gli ebrei. Dice, ma quando il Tempio è stato distrutto, siamo nel 587 avanti Cristo, no? Primo Tempio. Quando il Tempio è stato distrutto nella Bibbia, perché? Si spiega perché? E soprattutto, dov'era Dio? Se il Tempio è distrutto e Dio abitava nel Tempio, dove è finito Dio? Allora Ezechiele dà una risposta, nel capitolo 10. Dice, la gloria di Dio, che vuol da Adonai, è andata via, è volata via. Qualcuno ricorderà questa gloria che poi va a finire nella, appunto, quella che poi sarà la Merkava, il capitolo primo, cioè sulle rive del torrente Chebar, affluente dell'Eufrate, cioè presso gli esuli. Ma perché è volata via dal Tempio? Ma allora, prima che il Tempio fosse distrutto, il Tempio non è distrutto dalla potenza dei nemici, da Nabucodonosor, certo, questo arriva poi, ma perché già era distrutto, cioè non c'era più Dio dentro. Questo è Ezechiele, ci spiega questo. Che cosa distrugge il Tempio? È quello che racconta Ezechiele nel capitolo 8, che tutti gli anziani che erano nel Tempio, che cosa facevano? Adesso sintetizzo. Ognuno adorava un proprio idolo. Protagonismo, forse, non lo so, adesso non vorrei essere troppo. Cioè, c'erano tante divinità nel Tempio, quanti erano gli anziani? Cioè quelli che celebravano il culto ad Adonai. Fuori era il Tempio di Adonai, ma dentro era l'idolatria di se stessi. Ognuno idolatrava se stesso. E alla fine il sole, ma non abbiamo tempo. Per riuscire a vedere questo, Ezechiele deve avere qualcuno, un angelo, che ce lo porta. E poi gli dice, entrato una volta nel Tempio, dice, sfonda, vedo un buco. Ci sono delle pareti dentro al Tempio. E nel Tempio invece tutto dovrebbe essere visibile. Anzi, possono entrare solo alcuni, i sacerdoti, i puri, eccetera. Perché? Perché Dio è accecante, è puro, eccetera. Invece c'erano tante pareti costruite dentro, pareti, apparati, parenti, scusate adesso le assonanze, che per cui dovete sfondare queste pareti che c'erano dentro al Tempio. Per cui poi ognuno adorava il proprio Dio, dice, ho trovato ogni sorta di rettili, eccetera, eccetera. Rettile di antica memoria, Ezechiele 8, un testo scandalosissimo, in cui la verità punge e infrange la bellezza. Che dite? Il ritratto di Dorian Gray viene in mente. La verità, e allora che succede? Che siccome la liturgia, che è quel donarsi di Dio nella corrispondenza dell'umano, si infrange, Dio non c'è. E se Dio è nella liturgia, l'abbiamo detto fin dall'inizio, è nel suo donarsi, è nel suo... non c'è più se non c'è più questo... D'accordo? Ognuno c'è un narcisismo. Oggi direi più di individualismo, individualismo, narcisismo. Perché no? Selfismo. E allora, se tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta e va a riconciliarti col tuo fratello, poi va a portare la tua offerta. Questa è la verità. È quello che dice Gesù. Per cui ci dobbiamo interrogare. Ogni liturgia è un atto di riconciliazione. E noi non possiamo dire, dopo aver espunto da noi molti, dire però noi siamo i buoni e quindi noi celebriamo. Non possiamo più celebrare. E questo è il punto. Un atto di riconciliazione, giustamente Celestino V, che è stato il primo a pensare, un anno è stata festeggiata da poco la perdonanza celestiniana, no? All'Aquila. Celestino V, poi dopo Bonifacio VIII gli rubò l'idea, penso, dell'anno santo, il giubileo, il prossimo anno, cioè, 2025 ci sarà un altro giubileo, ma lui, è interessante, lui diceva, non usiamo la parola neanche perdono, perché dice nel perdono c'è uno che lo dà e uno che lo riceve. Bella
ultimamente l'ho letta questa cosa, non la sapevo. Celestino V dice: utilizziamo riconciliazione. E questo ci chiama. Dice a un certo punto Giuda, no? A suo fratello Giuseppe in Egitto: non posso portare qui Beniamino, perché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, non posso lasciarlo qui. Quindi non possiamo noi celebrare una liturgia bella senza la verità della comunione, se non altro del dolore della divisione, della separazione, come se fosse tutto a posto. Ma come mai durante il Covid noi diciamo abbiamo visto la nostra fragilità, ma la nostra fragilità l'abbiamo consegnata non a Dio ma ai medici? Che cosa abbiamo visto che a me personalmente ha addolorato molto di più della fragilità del corpo di fronte a un'epidemia o una pandemia globale? Il fatto che sono venute alla luce nella Chiesa tantissime divisioni. Per questo ci dobbiamo rivolgere a Dio. Abbiamo bisogno di una liturgia. Abbiamo bisogno che la bellezza si ricongiunga alla verità. Ci dobbiamo chiedere perché ci preoccupiamo della quantità della gente che partecipa alla liturgia e non della qualità della loro comunione o meno. La liturgia è un ammasso di voci o un coro? Sono sedie piene di isole o è un coro? Ci dobbiamo preoccupare del rigore esteticamente, perfetto, del rigore, diciamo, estetico, dei paramenti sacri, sacerdotali? O ci dobbiamo preoccupare, che questi eunuchi siano per il regno dei cieli e non per un virtuosismo che non li fa restare se non come nati dal seno della madre? Tutto il popolo di Dio si deve rivestire di questa eunuchia per il regno dei cieli. E allora vado a concludere. La verità rende possibile la bellezza. La rende possibile. Cioè, la bellezza, quando Dio dice era buono e poi dice era molto buono, no? Dice, le cose vengono create in Genesi 1, benedice il sabato e l'essere umano, maschio e femmina. Benedire significa addirittura mettere, che cosa? La bellezza come sorgente di fecondità. L'apice della bellezza è la fecondità. E quindi, quando la fecondità della vita del popolo è reale, allora c'è bellezza. Con il secondo tempio la liturgia diventa statica, riflette un mondo fisso, diremmo tolemaico, cendo mutatis mutandis, e come se il racconto di creazione descrivesse delle cose finite. Ma questo lo diventano poi appunto nell'ordine, nel linguaggio liturgico, sacerdotale. Quando la liturgia diventa conservativa, ciclica, che riduce il rapporto dinamico dell'alleanza, del primo Dio, che è il Dio dell'alleanza, in quella che sarà l'osservanza della legge. Una legge che diventa rigida e diventa strumento di una purità, quindi di una, esigenza divisiva in mezzo al popolo, selettiva. C'è un tempo dunque in cui la liturgia è identitaria, questo è lo scopo, escludente e esclusiva, che tende a salvare solo chi è dentro il recinto della legge. È un fenomeno legato al secondo tempio nella Bibbia, non al primo, e ad escludere tutti gli altri, come quello dei matrimoni misti, che non vengono più permessi nel periodo del secondo tempio. Lo erano prima, ci mancherebbe. Pensiamo alle matriarche della genealogia di Matteo, insomma, sarebbe quello. Il culto ortodosso diventa una dogana per la salvezza.
Quindi si costituisce come un ordine rigido, una bellezza che però, appunto, noi subito vediamo, abbiamo già dei quadri ben in mente, sciupata da ipocrite pretese, arbitrari moralismi, mentre esclude i malati, i peccatori, i non circoncisi. Una liturgia, questa, oggi, per noi, impossibile. Ma non solo oggi, io penso dall'inizio. Persino per i fratelli ebrei, nel secondo tempio c'è stata questa deriva. Oggi, a fronte delle parole di un Papa, che a Lisbona dice, la Chiesa accoglie tutti. Ma voi liturgisti che avete pensato, scusate, quando il Papa dice queste cose, voi che pensate? Perché la liturgia conserva, o no, dei paletti. Li conserva, non lo so, voi siete gli esperti, non lo so. Se per caso li conservasse. Lui addirittura ha detto, non solo che la Chiesa ha porte aperte a tutti, ma ha detto non ha porte. Adesso trarre le conseguenze di questa espressione stupenda del Papa, biblica, nel senso della liturgia come voi oggi avete chiesto di parlare, di trattare, cioè verità e bellezza. È un culto allora il nostro, secondo le parole del Papa, che rischia le derive della profezia. Mentre l'altro, quello identitario, quello eccetera eccetera che abbiamo detto, quello non le rischia. Un culto che accetta il farsi della verità, interpretare la bellezza come verità. E questa è un'interpretazione certamente anche della storia di Israele e di quello che è stata la liturgia nella storia di Israele. Per Israele nulla era fisso. È un popolo di migranti, è un popolo di esuli, è un popolo di pellegrini, è un popolo che non ha mai garantita la sua terra. Sempre rischia di essere destabilizzato, veramente. Per cui il suo rapporto religioso, la sua liturgia, interpreta la sua identità come processo. È un processo. Il Papa è molto biblico. Non sarà dogmatico, qualcuno si lamenta che non usa il linguaggio dogmatico, ma quello biblico lo usa poi come? È il suo modo di pensare. Perché quando dice non dobbiamo occupare spazi ma innescare processi, non è perché sì, ci sono degli autori che lui ha letto, no, è la Bibbia. La storia di Israele è un processo, è la liturgia, che, siccome la liturgia è quella che interpreta la storia di Israele, è un processo, è un campo in evoluzione, c'è un progresso, c'è un esodo come categoria della storia, c'è una purificazione, un'ambiguità che sempre deve essere, pensate, Salmo 62, una parola ha detto Dio, due ne udite. Che significa? Che non è fissa la parola di Dio, quindi la devi interpretare. Zuppi diceva dovete inventare, interessante, forse troppo per la Bibbia, perché non è che si inventi qualcosa come dire la mattina uno si sveglia e dice invento, no, è proprio l'approccio alla realtà che chiede la creatività, cioè la profezia. Ne ha detta una nel passato, ma io ne ho udite due e quindi la seconda la devo adesso interpretare. Questo è Israele, questo è il culto, il silenzio di Dio. Seconda metà del Novecento, autori ebrei non hanno fatto altro che parlare tantissimo del silenzio di Dio, ne hanno parlato, del silenzio di Dio. Sconvolgimenti storici, sconvolgimenti cosmici, anche antropologici, perché no? Per chi ha letto Geremia, quando c'era il bisogno di dire forse torneranno dall'esilio, nel cuore di Geremia, il libro della consolazione di Geremia, che comincia col capitolo 30 e finisce col 31, come inizia?
così, versetto 6, si ode una voce, cioè, e dice: può forse un maschio partorire? Scusate, non vi scandalizzate, è la Bibbia. Può forse un maschio partorire? Allora uno dice: no, una domanda retorica. No, no, non è una domanda retorica. Tanto è vero che poi dice: ma perché li vedo tutti con le mani sui fianchi, con i volti impalliditi, come se ci fosse, no? Un parto in corso. Dire: può forse un maschio partorire? Usare una metafora, diciamo, antropologica, per dire cosa? La verità, che ho detto all'inizio, che nulla è impossibile a Dio. È come dire: può forse Caino diventare fecondo, il fratricida? È la scommessa che la verità da morte diventi vita, cioè bellezza. Tutto può essere sconvolto purché resti questa liturgia, questa pretesa della vita. Il sacerdote Zaccaria, che apre il Vangelo di Luca, il sacerdote Zaccaria è un sacerdote del secondo tempio. Perché il Vangelo di Luca si apre con lui? Perché evidentemente la liturgia del tempio aveva raggiunto la sua impotenza. C'erano addirittura 24 classi sacerdotali, c'erano molti sacerdoti. E quel giorno Zaccaria era stato così fortunato che non solo toccava la sua classe, la classe di Abia, ma tirando a sorte era toccato il culto dell'incenso, il profumo che arriva per primo a Dio. Ma c'è una descrizione, una scena che Luca, appunto, no, con molta attenzione ci riferisce, che è questa: fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Zaccaria è nel santo, è dentro nell'ora dell'incenso, il popolo è fuori, exo, en ed exo. Il sacerdote è dentro, questa liturgia è una liturgia separata, il popolo è fuori. Ancora alla fine, dentro noi abbiamo visto con questa candid camera che ha fatto, ci ha messo Luca, abbiamo visto che dentro c'era tutto un rapporto tra il sacerdote e Dio attraverso l'angelo Gabriele, ma fuori intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quindi il popolo fuori che prega e che aspetta, il sacerdote che offre il sacrificio dell'incenso, il culto dell'incenso, Cosa c'è che li separa? Dio dice: sì, ti nascerà un figlio, addirittura dice a Zaccaria. Dio dice: sì, non si adira. Ma il popolo non lo riceve questo sì, perché quando poi uscì non poteva parlare loro. Capirono che nel tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. C'è un sacerdozio muto, la liturgia non parla più. La liturgia non è quello che abbiamo detto sinora, ma è stato anche il secondo tempio sarà distrutto, similmente alle ragioni del primo tempio. Credo che Luca volesse proprio fare una riedizione di Ezechiele. Secondo tempio, perché viene distrutto? Lo spiega Zaccaria, perché l'angelo, che è Dio nel tempio, che vede un impedimento più che una parete in Zaccaria, che doveva essere invece quello che portava la preghiera del popolo che stava fuori, non poteva entrare nel santo, a Dio, diventa il muro. Lui diventa il muro perché? Perché non crede, perché ha titoli ed esami, ha fatto la gregoriana, ha fatto il dottorato, ha studiato liturgia, ha fatto tutto. Scusate, è molto amichevole e fraterno, da discente di tutti loro, faccia tosta, perdonatemi, ma davvero, lo dico anche per me, quando parliamo ai nostri ragazzi di teologia,
questi stranieri, poveretti, che non conoscono neanche una lingua europea, sparlare, che capiranno? Vedranno Zaccaria muto, penso. E quindi questa povera gente se ne torna a casa, scusate con un francesismo, com'era venuta? Era andata nel tempio, ma non si era portato a casa niente, una briciola di liturgia capace di consolarla, capace di rimuovere qualche pietra dal cuore, qualche vergogna dalla condizione di vita in cui stava, per cui era andata al tempio quel giorno e tutto il giorno aveva aspettato. Ce lo meritiamo che la gente venga in chiesa? Ne vale la pena? Invece di preoccuparci, quanti ne siete? Siamo cinici talvolta, lo dico per me, ecco, non per loro che sono tutti santi, buoni e giusti come Dio, per me. Tu sarai muto, ma non c'è niente di più frustrante di chi è muto. Gesù, quando poi, no, in quel tempio che è il pozzo di Sicar, dirà alla samaritana: sono io che ti parlo. E Zaccaria questo non può dirlo. Nel tempio di Gerusalemme il popolo non era più il celebrante, ma stava fuori, pregava fuori, aspettava fuori, mentre questo sacerdozio, che era diventato davvero un apparato, nell'idea di difendere una bellezza da archivio, tralasciava, non guardava, non vedeva la verità della vita del popolo e quindi lo abbandonava al suo destino, per cui la sua liturgia diventava un narcisismo sterile, impotente. Eppure Dio parlava col sacerdote, anziché no. Gabriele, la gente avrebbe potuto pensare: ma magari nel tempio Dio non c'è, oppure non ci vuole ascoltare. C'era, e poi come? Ma il sacerdote è questo che pone, non può credere che quella vita possa passare nel suo corpo, nella sua testimonianza. Questa è la fede, che potesse essere portata la risposta di Dio a quel popolo attraverso quel figlio, che il sacerdote smettesse di essere un funzionario del sacro e riacquistasse quindi la purità, cioè la purezza, del fare della propria fede, come dire, l'altare su cui la verità del suo corpo diventava bellezza. Per questo dobbiamo chiederci: rispetto a cosa oggi noi siamo preoccupati? Delle chiese vuote, un terzo di meno, due terzi di meno vengono in chiesa adesso, viene, o dell'inefficacia delle liturgie? Ci interessa di più una chiesa piena o la vita della gente consolata, trasformata, rinnovata, riscattata, salvata? Concludo. Le nostre liturgie sono mute o parlano? Cosa cerca la gente fuori? Perché prega Dio la gente fuori? Cosa chiede la gente oggi alla liturgia? Così potremmo capire perché non viene sempre meno gente in chiesa, o perché i giovani non si sposano, eccetera, eccetera. Non chiedono i sacramenti, oppure i sacramenti, appunto, poi bisogna rincorrerli tra la prima comunione, l'Eucaristia e la Cresima per farli restare. Come mai? Dice un autore ebreo, è un antropologo, si chiama Yuval Noah Harari, israeliano, peraltro: la scienza ci ha dato quello che le religioni ci hanno promesso, l'emancipazione dalla fame, con la tecnica, la salute, con la medicina, la felicità, noi chiedevamo il pane, la salute e la felicità con la chimica, dice.
le droghe, ma non solo, anche i psicofarmaci, eccetera. Quali urgenze intime, profonde, ma anche evidenti, concludo dicendo, quali verità cercano di parlarci? Quali verità chiedono una corrispondenza che non hanno trovato, che non trovano nella scienza? La nostra è un'occasione unica, perché il dono di Dio è ben più del pane, ben più della salute fisica, del miracolo fisico, ben più di una felicità intesa come serenità, come che tutto, no, vuota, è amore. Quali parole possiamo oggi restituire, ridare, inventare per una liturgia che coniughi oggi verità e bellezza?